Ben ritrovati cari amici condomini, un nuovo appuntamento di Oggi Condominio, la prima trasmissione interamente dedicata al mondo condominiale. Oggi parleremo sempre di condominio, di amministratore, di amministrazione condominiale, parleremo di comunicazione e anche di nuove tecnologie nella gestione del mondo condominiale. Ma tutto ciò lo faremo innanzitutto grazie alla presenza di Daniela Pericciaro. Ben ritrovata, Wow, che Daniela. bella presentazione! Ciao Isidoro, buongiorno a tutti, Tutti. bentrovati, benvenuti, ben ritrovati a voi che ci seguite da casa. Sappiamo che siete in tanti, continuate a scriverci al numero 333-4133-289 oppure all'indirizzo email redazione@oggicondominio.blog. Ma questa trasmissione non può iniziare se non faccio lo Il tuo stacchetto. balletto. Il balletto, Ormai è diventato un vado. rito. Oh, Vai. Oggi condominio. Yeah! Così, soltanto così si può iniziare. Via! Ora siamo pronti, possiamo iniziare. Devo presentarvi i nostri ospiti. Abbiamo in collegamento da Torino Claudio Calì, un esperto di comunicazione. Benvenuto, Claudio. Ciao, ciao a tutti, Ciao, grazie Claudio, dell'invito. benvenuto. E invece abbiamo qui in studio Matteo Bignami, direttamente da Milano, dove ci parlerà del suo libro Il Beniamino, che poi vi presenterò in puntata. Eccolo qui, benvenuto Matteo. Grazie a tutti di avermi invitato. Allora, Claudio, io volevo iniziare con te a parlare di comunicazione nel condominio. Un connubio che sempre, non sempre si riesce a coniugare, un argomento difficile, soprattutto se pensiamo alle riunioni di condominio, spesso portano ansia, angoscia ai condomini, all'amministratore. Cosa si può fare? Ecco, cosa possono fare gli amministratori di condominio per migliorare il rapporto comunicativo con i propri condomini? Innanzitutto una premessa, non vorrei apparire pigro rispetto al collega di Milano, cioè tu non mi hai invitato a venire a Bari, altrimenti venivo anch'io, lui di Milano, io di Torino, Perdonami, potevamo... riusciremo a colmare questo vuoto nelle prossime puntate di Oggi Condominio. Abbiamo tempo fino a giugno, quindi ce la faremo sicuramente a vederci di persona. Mi permetto di dire, sarà stato un problema di Ecco, comunicazione. vedi, un problema di Un problema di comunicazione. comunicazione. Cara Daniela, complimenti per il balletto. Grazie, grazie, ti è piaciuto? Se vuoi ti mando un video direttamente a te a casa. Anche le prove, anche le Le prove. prove, quelle sono state fatte ore ed ore. Allora, sì, mi occupo da anni, Isidoro, come sai, di comunicazione nel Certo. contesto in generale. Ovviamente lavoro nelle aziende, soprattutto nelle aziende per migliorare il clima delle stesse, i rapporti tra colleghi, dipendenti, dirigenti, in senso verticale, orizzontale. Vado nelle scuole e spesso e volentieri, con passione, faccio anche in giro per l'Italia e tengo corsi per amministratori di condominio. Perché, lo vedremo, in questa occasione, la comunicazione per gli amministratori di condominio è importantissima. Certo, io sento da parte dei condomini a volte delle lamentele a chi hanno difficoltà a mettersi in contatto con i propri amministratori, amministratori chiusi nei loro studi professionali e che dedicano poco tempo all'ascolto. Si può trovare un sistema per colmare questo vuoto tra amministratori e condomini o riusciamo a stipulare un contatto visivo solamente nelle assemblee di condominio? Ma bisogna trovare un sistema. Il sistema è migliorare dal punto di vista relazionale, il che non è facile perché uno dice: ma io sono fatto così. Beh, cambia, si può cambiare, si può migliorare dal punto di vista dell'intelligenza emotiva, perché come in tutti i settori delle professioni, in tutte le professioni, ciò che fa la differenza oggigiorno, a parità di esperienza tecnica, di condizioni e di strumenti tecnici, è l'aspetto relazionale. Quindi l'amministratore di condominio che sa relazionarsi bene, senza ovviamente perdersi mille fronzoli con i condomini, è vincente rispetto a chi invece si chiude, come dici tu, giustamente a riccio nel proprio studio e pensa soltanto agli aspetti, speriamo, burocratico-manageriali. Quindi questa è la differenza. Certo, e la speranza è che si possa cambiare da questo punto di vista. Uno sforzo ci vuole sia da parte degli amministratori, ovviamente uno sforzo anche da parte dei condomini a tenere sempre un tono rispettoso ed educato, perché probabilmente i ponti della comunicazione saltano anche per una questione di approccio. Però, come dicevamo, voglio girare una domanda a Matteo Bignami, che è un esperto ingegnere, esperto di informatica e di software del mondo condominiale. Cosa si può fare per facilitare questo approccio, ecco, di collegamento, almeno via etere, via computer, tra condomini e amministratori di condominio?
Allora, per migliorare la comunicazione, innanzitutto bisogna imparare a gestire un maggior numero di informazioni nel minor tempo possibile. Certo. Questo è fondamentale e qui ci viene incontro l'informatica. L'informatica ha fatto passi da gigante, dal 2019 ad oggi il mondo dell'amministrazione condominiale è cambiato completamente, compreso i software. Molto spesso gli amministratori non riescono a comunicare perché non hanno tempo, non hanno tempo perché sono oberati di lavoro, perché fondamentalmente stanno lavorando con un livello di CMMI, il livello di CMMI è la capacità di gestire le informazioni, che è obsoleto, perché è vero quello che ha detto prima il mio collega, ma per poter comunicare la prima cosa che dobbiamo avere anche il tempo per poter dedicare e dedicarsi a migliorare e a migliorare la propria comunicazione. E fare anche uno sforzo, per come dicevamo prima, per cambiare anche le attuali tecnologie. Assolutamente, tenete conto che oggi gli amministratori condominiali veramente con pochissime ore possono gestire un quantitativo di informazioni impressionante, perché le tecnologie che abbiamo oggi sono importanti. Il problema è che molto spesso siamo reticenti a voler cambiare. Il vecchio adagio si è sempre fatto così. Per dare un esempio, ricordiamoci cosa è successo a Nokia, che quando è arrivato le nuove tecnologie, tutti prima avevamo il fantastico 3310, oggi non c'è nessuno. E infatti. E gli amministratori stanno rischiando questo. Nel giro di pochi anni, una trasformazione, insomma, dal telefonino siamo passati agli smartphone. Esatto, tenete conto che esistono già tecnologie, come ti facevo vedere prima, nel senso dove il condomino comodamente a casa sua può parlare con Alexa o con Google e fondamentalmente gli risponde invece dell'amministratore. Ecco, io su questo poi voglio ritornare su questo argomento, il rapporto tra condomino e intelligenza artificiale. Io non so, Daniela, no, tu che rapporto hai con l'intelligenza artificiale? No, no, hai un buon rapporto, vi parlate con Alexa? No, io sono diversamente giovane. Sì, però. Diversamente giovane e sono un attimino legata a, come diceva Matteo prima, insomma, alle modalità precedenti. Cioè, vedere, guardare in faccia l'amministratore, parlargli, vedere il bollettino che ti arriva a casa, sapere che lo devi pagare, cioè è un'altra storia, c'è la vita, c'è l'umanità, c'è l'incontro con la persona. Adesso ci stiamo un po' disumanizzando e ci stiamo allontanando dai rapporti umani e questa cosa a me personalmente non piace tanto, perché alla fine rimane, già siamo molto soli in queste case, adesso poi in futuro saremo solo noi, parleremo Alexa fai questo, cioè non lo so, alzati e vai a bere il caffè, cioè l'ologramma mio, no, vi prego, cioè, io personalmente Alexa. Ma io dico, ma l'amministratore prima come faceva? Cioè era lì, si faceva le carte, andava a gestire le cose. Adesso vuole più lavoro, vuole guadagnare di più probabilmente perché non ce la fa e quindi vuole più mezzi tecnologici, mettesse più gente a lavorare, penso io, certo. E quindi creasse un gruppo di lavoro, un team tale che da poter gestire e risolvere i problemi di tutti i condomini che gestisce. Allora, diciamo una cosa, nel senso che quello che dici tu è del fondo di vero, ok? Però facciamo un esempio pratico. L'amministratore per comunicare e avere il tempo da gestire nei rapporti umani, ad esempio, non deve più perdere il tempo a registrare e rendicontare una fattura. Quello non è il valore aggiunto, ok? Questo ormai ci sono dei sistemi che vengono fatti praticamente in automatico e non sto togliendo qualche cosa al contatto personale. Quello è stato già superato, voglio dire, cioè. Posso assicurare che tanti registrano ancora a mano o comunque con dei metodi molto simili manuali. Ma il rapporto umano si costruisce proprio avendo del tempo. Il fatto di comunque sia di non dover avere uno staff enorme fa sì che gli amministratori possano contenere i costi. Tenete conto che il peso dell'amministratore condominio dal punto di vista lavorativo è aumentato in modo esponenziale. Immaginate tutti i bonus fiscali. L'amministratore dietro un bonus fiscale ha un lavoro che è importante e quindi lo deve trovare il tempo per farlo. Il lavoro si moltiplica, però il tempo si dimezza, esatto. Diventa veramente difficile coniugare capisco, tutto. Ci sono sicuramente risvolti per ogni cosa, ovviamente, però... Anche perché se le avesse il tempo per venire a bere il caffè è su da tutto, te,
Se avesse il tempo da venire a bere il caffè da te, sarebbe meglio, piuttosto magari che registrare una fattura. Ma tanto non lo vedi in un caso nell'altro. Bisogna insegnare ad Alexa. Ti bevi il caffè proporre... con Alexa. Alexa potrà fare il caffè e lo potrà portare direttamente. Speriamo che si arrivi anche a questo. Claudio, tu che giri tanto tra associazioni di amministratori di condominio e tra amministratori, cosa senti di più che loro possano lamentare nel rapporto comunicativo con i propri clienti, con i propri condomini? Sì, voglio riprendere un po' ciò che dicevate in merito alla tecnologia, perché non va demonizzata, anzi la tecnologia, come giustamente diceva Matteo, capisco comunque, apro una parentesi, ciò che dice anche Daniela, no? Tendenzialmente le nostre generazioni sono un po' come il Nokia, usando sempre l'esempio di Matteo. In realtà la tecnologia è uno strumento fondamentale e importante. Il discorso è che se noi non abbiniamo alla tecnologia la nostra intelligenza emotiva, la nostra capacità emozionale, che è una dote che soltanto l'essere umano può avere, la tecnologia può diventare un cattivo strumento. Invece ci deve aiutare nella gestione del tempo, quindi noi dobbiamo avere la capacità di gestire il tempo capendo l'importanza della tecnologia, perché la tecnologia ci aiuta ad alleggerire, come diceva Matteo, gli aspetti burocratici che sempre più asfissiano non soltanto l'attività dell'amministratore, ma di tanti altri imprenditori, di tanti altri liberi professionisti, ma ci libera appunto di incombenze che dovrebbero riguardare l'aspetto relazionale. Con le associazioni si parla spesso di questo, si vede l'esigenza di molti amministratori di crescere, anche perché ricordo che le certificazioni ISO sempre più puntano anche all'aspetto reputazionale dell'amministratore ai fini della certificazione. La reputazione da cosa arriva? Da una buona capacità dell'uso della tecnologia, e quindi all'avanguardia da questo punto di vista, della capacità di non spaventarsi davanti alle innovazioni tecnologiche e anche dalla sua capacità di presentarsi adeguatamente agli occhi dell'amministratore di condominio. Quindi noi lo sforzo del cambiamento. Prego, dimmi. Quello che ti volevo chiedere, lo sforzo per il cambiamento lo devono fare i condomini o deve essere l'amministratore abile nel portare i propri condomini al cambiamento? Guarda Isidoro, tu lo sai meglio di me, se noi aspettiamo che i condomini facciano uno sforzo, mi ci metto anch'io, sono un condomino, quindi che tutti noi quando siamo nella veste dei condomini si faccia uno sforzo da questo punto di vista, diciamo che non basterebbero ancora intere generazioni. È l'amministratore di condominio che deve attrezzarsi da questo punto di vista per cercare di fronteggiare anche condomini tra virgolette impegnativi. Quindi certo, gli strumenti ci sono, bisogna conoscerli. Se noi invece pensiamo di continuare a fare il vecchio, la vecchia amministratore, amministratrice con i metodi e le usanze e la tecnologia di una volta, è chiaro che poi fatichiamo a gestire il tempo e le relazioni con gli altri. Siamo d'accordo su questo, è lo sforzo che c'è da fare da parte di tutti. Io parlo innanzitutto per la categoria degli amministratori di condominio, è quello di adeguarsi a una trasformazione che di fatto negli ultimi anni ha già visto, ha messo a dura prova la categoria, e prepararci insomma a quella che sarà l'era dell'intelligenza artificiale, dove probabilmente il lavoro dell'amministratore verrà ulteriormente sottratto al proprio tempo. Ma su questo ritorneremo nella seconda parte, perché con Matteo Vignami approfondiremo proprio il rapporto tra condominio e intelligenza artificiale. Siamo pronti per andare pronti in pubblicità? Devo avvicinarmi a te. Se devi avvicinarti, sai che eccoci. C'è un momento catartico. In non lasciateci e ritornate nella seconda parte, perché continueremo a parlare di comunicazione e di rapporto tra amministratori e propri condomini. Non andate via, vi prego. No. Ecco, riprendiamo nella seconda parte di Oggi Condominio e vogliamo parlare di rapporto tra condomini e intelligenza artificiale. Lo facciamo con Matteo Vignami, ingegnere, esperto di software e quindi anche di generazione dati che riguarda il mondo condominiale. Il mondo del condominio è pronto per avvicinarsi all'intelligenza artificiale? Sì,
se consideriamo che lo dovrò fare per forza, perché comunque sia la mole di dati che deve gestire diventa sempre, sempre di più un peso elevato. E soprattutto bisognerà approcciarlo in modo da non violare le normative sulla gestione del dato, che sono comunque sia importanti. E l'amministratore condominio veramente riveste un ruolo chiave in questa situazione. Si è pronti, anche perché a me piace una definizione, quando si parla di intelligenza artificiale è sempre qualcosa di molto fumoso. Okay. A me piace una vecchissima definizione che definisce l'intelligenza artificiale come tutto ciò che all'occhio umano della persona media può essere fatto solo esclusivamente dall'uomo. All'interno di questa definizione la cosa bella è che si capisce che è ciò che viene colpito, che è ciò che viene percepito dall'uomo medio, e quindi già un concetto che è evolutivo. Perché quindi, ciò che oggi viene considerato magari intelligenza artificiale, fra 20 anni sarà la norma, una cosa assolutamente normale. Quello che 10 anni fa veniva definito intelligenza artificiale, oggi viene considerato una cosa banale. Okay. Certo, è un aspetto molto delicato questo, perché è veramente una grande innovazione dal punto di vista sia della comunicazione e non solo, perché porterà ad esempio la gestione condominiale direttamente nelle case dei condomini, dove i condomini da casa possono chiedere direttamente qual è il loro resoconto, qual è il loro saldo del bilancio, quanto devono versare di acqua, di luce, di gas e di tutte le spese condominiali. Quindi i condomini anche si devono preparare a questa grande trasformazione. Ecco Daniela, io so che tu in questa settimana hai continuato... Io volevo soltanto collegarmi a questa cosa, perché lo so che è un argomento che mi tocca molto. Ti tocca l'intelligenza artificiale. Sì, mi toccano, perché credo che sia un momento epocale molto molto particolare in cui i cambiamenti, noi siamo sottoposti a dei cambiamenti ogni nanosecondo e la nostra generazione fa tanta fatica. Cioè non è neanche giusto, perché noi, io credo che ne soffriamo sicuramente, perché troppi cambiamenti ci stanno confondendo veramente le idee, l'identità, tutto, cioè quasi perché, per come, cioè, ogni cosa è un cambiamento, quello, cioè tutto ci viene imposto e non ci si lascia più la libertà di poter decidere. A me questo infastidisce, perché andare a vedere su Instagram che adesso ci sono delle influencer finte già, con milioni, miliardi di follower, che scrivono quanto sei bella, quanto sei così, e io dico, ma proprio le capre proprio aumentano ogni secondo, è una cosa pazzesca, io non ci voglio credere che esistano delle cose del genere, per me è no, quindi per me è no. Come un coltello può servire per tagliare il pane o può servire per uccidere una persona. È la stessa cosa, cioè io metto su un robot e poi questo robot mi ucciderà. Quindi attenzione. Speriamo a tutto no, questo. Insomma. Come diceva anche Claudio da remoto, cioè è giusto che una cosa serva per, ma non che sostituisca l'essere umano, così come le casse nei supermercati e tanto altro, ma mi fermo perché io questo argomento... Faremo una trasmissione ad oggi sull'intelligenza. Sì, vedo Claudio che mi guarda, dimmi. No, pensavo alla battuta sul remoto che ci siamo fatti oggi. Ah sì, sei passato oramai. Ormai siamo passati remoti. Infatti. E va bene, vediamo qualche immagine. Passato prossimo. Cosa devi raccontarci? La prossima immagine la vedremo subito. Ecco. La patria chiama? No. Riunione di condominio. La vera missione è quella di partecipare la vera missione alle riunioni di condominio. Questa è bellissima. Attenzione, evitate le capate nella porta. Troviamo anche questo sui portoni condominio. Lì dove la donna delle pulizie ha pulito così bene. Sfondare bene. Quando il citofono si rompe, così come nel mio portone, per citofonare usare il bastone. A proposito di tecnologia e di intelligenza artificiale, usate il bastone molto per suonare. Non artificiale. Allora, e qui sono messaggi diretti, non WhatsApp, ma stronzetta, parcheggia bene, questo capita molte volte nei parcheggi condominiali. Bene, i posti sono assegnati, ma niente da fare. Ecco, grazie a Daniela noi riusciamo a trovare anche il sorriso quando si parla di condominio. Ma Claudio, tu sai benissimo che trovare un sorriso in una riunione di condominio è abbastanza difficile. Cosa puoi suggerire per dare un animo più armonioso e più vivace nelle assemblee di condominio? Beh, innanzitutto... L'amministratore di condominio che vive forti situazioni di stress deve saper gestire lo stress, perché altrimenti se arriva in condominio già scuro in volto
già senza guardare nessuno. Io ho visto a volte assemblee di condominio di questo tipo, non inizia bene, non che debba arrivare facendo battute da cabarettista, anche perché i tempi comici o si hanno o non si hanno, quindi certo, andiamo a fare ciò che non siamo magari in grado di fare. Però l'energia, la capacità di trasferire negli altri la propria sicurezza, anche se magari in cuor nostro siamo pronti, siamo preoccupati per affrontare, siamo diciamo tesi ad affrontare un argomento che sappiamo sul quale riceveremo critiche o attacchi, è fondamentale. Quindi l'importanza dell'assemblea, ma soprattutto l'importanza della preparazione dell'assemblea. Come ci prepariamo all'assemblea? Siamo stati empatici? Abbiamo cercato di capire che cosa ci aspetterà in assemblea, quali saranno gli argomenti, chi sarà il condomino che magari solleverà qualche obiezione che potrà mettermi in difficoltà. Ci siamo preparati non soltanto sul piano tecnico, quindi l'argomento, ma anche relazionale. Abbiamo chiamato e contattato i cosiddetti, so che è un termine oggigiorno da qualche anno un po' delicato, starnutitori, cioè quelli che contagiano gli altri condomini all'interno del condominio, perché è fondamentale. Se noi arriviamo nell'arena impreparati, i leoni ci sbranano. Scusate la metafora, l'esempio un po', certo, un ma po' cruento, un po' duro. Purtroppo la realtà. Però sappiamo che spesso nelle assemblee ci sono i sapientoni, i sapientini, quelli che la vogliono sapere più degli altri, quelli che interrompono. Quindi è vero che poi si delega magari al presidente, alla presidente, al segretario, alla segretaria, il tutto nella gestione della riunione, ma altrettanto vero che l'amministratrice di condominio, l'amministratore di condominio devono essere temprati dal punto di vista relazionale. Tutto ciò è indispensabile e dipende dall'intelligenza emotiva, che è l'unica forma di intelligenza, badate bene, a proposito di intelligenze, che abbiamo allenabile. Ma dato che nessuno ce l'ha mai spiegato e non sappiamo che incide addirittura l'80% sulle nostre capacità e le nostre abilità essenziali, tra le quali la comunicazione, la gestione del tempo, a proposito, la gestione, certo, dello stress, la gestione della rabbia, via dicendo, brancoliamo nel buio. E questo è il dato fondamentale. Beh, insomma, gli amministratori hanno bisogno di un supporto dal punto di vista emotivo, quindi ben venga, insomma, la formazione che spinge su questo e riesce a dare un animo più sereno agli amministratori, insegnare anche l'approccio nelle assemblee di condominio, perché diventa quello il momento clou della vita condominiale, quando tutti i condomini si ritrovano e si confrontano per, insomma, sulle varie questioni condominiali. Ecco, ma quello che spesso accade nel mondo condominiale è anche l'approccio con la tecnologia dal punto di vista dei software. Esatto. Molti amministratori hanno cambiato la propria attività professionale. Io leggevo nel tuo libro: dal foglio di calcolo si passa al software di contabilità. Ecco, come si è arrivati a questo processo e quanto altro c'è da fare per migliorare i servizi? Come giustamente sottolineava, lo stress dell'amministratore del condominio è elevatissimo. Stress che, se non gestito, può portare al burnout. Una delle cose fondamentali per ridurre lo stress è gestire le informazioni nel miglior modo possibile. Questo vuol dire informatica. Certo. Gestire informazioni vuol dire proprio evolversi, resilienza, nel senso l'evoluzione è innata in noi, e quindi passare da strumenti di CMMI basso, che possono essere ad esempio foglio di calcolo, che non vuol dire non efficaci, magari non efficienti, che sono due concetti differenti, a strumenti come programmi di contabilità, a strumenti che in realtà servono a uno studio di amministrazione condominio, che sono software gestionali. La differenza è semplice: un gestionale mi gestisce, non mi fa solo i conti, mi gestisce tutte le innumerevoli aspetti che ci sono all'interno di uno studio, la sicurezza, quanti penali ci sono dietro a una sicurezza mal gestita. Certo. L'amministratore di condominio gestisce un numero di persone che è equipollente a quello di un piccolo comune, facilmente. Certo. E poi soprattutto pensare anche alla semplificazione, perché il condomino deve essere nelle condizioni di poter leggere o comunque interfacciarsi con i software in maniera semplice, senza dover chiedere l'ausilio, insomma, di esperti del settore. Assolutamente, ma questo diventa tutto dalla capacità di passare le informazioni. Se io sono in grado di passare le informazioni in buon modo, i condomini non avranno quel vuoto informativo che gli farà arrivare in assemblea, magari, come diceva prima, pronti con l'influenza, okay? Pronti a contagiare gli altri. L'ansia, l'angoscia di essere impreparati. Esatto, ma perché i vuoti informativi che molto spesso devono essere colmati, perché sono i vuoti informativi che i condomini riempono in qualche modo, magari in modo negativo. E quindi le assemblee, che potrebbero essere momenti ottimi,
diventano momenti di guerra. Momenti duri. Però mi permetto di dire, così come si dovrebbero, diciamo, preparare gli amministratori in questo senso, anche i condomini hanno tanta rabbia che si portano dietro, si sa, ognuno di noi ha un lato oscuro che poi viene fuori durante la riunione di condominio, l'odio verso l'altra persona, l'odio represso che viene fuori in quel momento perché certo. La persona ti è andata a toccare quel tuo spazio vitale e non doveva farlo. Per me sarebbe bellissimo tornare alle sale condominiali dove poter invece mettere su dei piccoli incontri, così come si fanno nei corsi teatrali, di conoscenza dell'altro, perché oggi in questo mondo tecnologico la gente non si conosce, si visualizza ma non si saluta, non si conosce, molto spesso siamo soli, non sappiamo a chi chiedere aiuto, quindi questi incontri invece farebbero bene anche alle persone per conoscersi meglio e per sapere che comunque siamo anche noi vicini dell'altro, è giusto? È giustissimo, anche se dai condomini si sente di tutto tra un appartamento e l'altro, quindi conosciamo gli altri condomini meglio di chiunque altro perché sappiamo l'orario di entrata. Sappiamo tutto! Quando accendo la televisione, quando vado in bagno e purtroppo anche altre cose che abbiamo già discusso. L'abbiamo già discusso tempo fa. Io su Claudio vorrei ritornare. Claudio, il rapporto tra gli amministratori di condominio e i social. È un mondo nuovo anche quello dei social. Gli amministratori non hanno usato i social per comunicare, ma devono farlo o invece possono continuare con il loro metodo tradizionale? Scusa Claudio, mi permetto di dire solo una cosa, se posso. Dimmi, che dimmi, i social sono un condominio in perenne riunione. Che anche perenne lì, litigio. In perenne, anche. Perché si litiga adesso anche lì per una ideologia. Prego, prego. Ma quello che diceva Daniela è giusto, ha toccato i punti importanti, è vero che può sembrare un discorso un po' naif in realtà oggigiorno, ma proprio perché siamo sempre più purtroppo individualisti, quindi essendo votati all'individualismo, alla solitudine, inevitabilmente anche nel condominio si lavora da individui, non con un senso di comunità. Ora, non è che l'amministratore e l'amministratrice debbano fare i frati salesiani debbano lavorare per ricostituire il senso di comunità. Però è importante far capire, soprattutto nell'assemblea, che comunque c'è un amministratore di condominio che può essere un punto di riferimento anche per fare rete. Questo è fondamentale e dipende dalla personalità dello stesso e della stessa. Per quanto riguarda i social sono fondamentali un po' per tutti, ma anche lì attenzione, perché se uno esercita una professione, sappiamo quanto ad esempio le aziende facciano, molte aziende, grandi aziende facciano attenzione a ciò che scrive il dipendente, a maggior ragione il lavoratore autonomo, il libero professionista devono fare anche attenzione a ciò che scrivono e ciò che fanno, perché da lì esce la reputazione e l'immagine anche della persona, non in quanto tale ma anche professionista. Quindi uno, attenzione a quello che scriviamo, perché è una piazza virtuale, come certo. Dice Daniela, un condominio virtuale perenne che tutti, a cui tutti assistono, è un'assemblea perenne a cui tutti assistono in tutto il mondo. E poi se si vogliono utilizzare i social per promuovere la propria professione, si può, sapendo che però in realtà sono seguiti pochissimo, no? E cioè certo. Gli spazi, i profili, le pagine che promuovono l'attività professionale di un amministratore di condominio non sono in realtà seguite. Quindi bisogna anche lì, agganciandosi alla creatività concettuale che l'intelligenza artificiale non potrà mai avere, ma che potremmo avere noi, dovremmo inventarci qualcosa di originale. Certo. Allora sì che possiamo usare i social in senso positivo. Creare, ecco, altrimenti dei contenuti. Rischiano di diventare un boomerang, certo. Quindi facciamo attenzione. Infatti sì, l'uso eccessivo ovviamente può diventare anche deleterio anche per coloro che si approcciano o ne fanno un uso abnorme. Assolutamente sì. Daniela, noi stiamo arrivando alla conclusione. Tu devi leggerci per caso qualcosa o vuoi che procediamo? No, vabbè, io avevo preso qualche appunto. E, aspetta. Sono, qui dicevo questa cosa, Gandhi è diventato Gandhi perché viveva in una capanna per i fatti suoi, ecco. E non ha mai fatto una riunione di condominio in vita sua. Non potrà mai sapere che cosa ha perso e non ha mai provato nella sua vita. È proprio così. Dai, mi avvicino a te. Con questa noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, salutiamo i nostri amici. Innanzitutto saluto Claudio Calì da Torino, grazie per l'invito. Grazie a voi, grazie a te per essere stato con noi. La prossima volta però verrà qui a Bari, giusto? Ovviamente. Eh sì, eh?
Ti aspettiamo. Sicuro. Necessariamente. Ciao Claudio. Ti aspettiamo con molto piacere. Ciao, presto. Grazie a te. Ciao ciao. Salutiamo l'ingegner Matteo Bignami. Vi invitiamo a leggere il suo libro Il Bignamino, grazie, insomma, per avere nuove informazioni sui software e sulla tecnologia nel mondo condominiale. Grazie mille. Il Bignamino, grazie. Bellissimo. Invece noi ci rivediamo ogni lunedì. Ah, noi ci vediamo, seguiteci venerdì. Assolutamente sempre, ogni lunedì, ogni venerdì, canale 83 del Digitale Terrestre, alle ore 13, alle ore 19, alle ore 23. E poi scriveteci messaggi WhatsApp 333-4133-289 oppure all'indirizzo mail redazione@oggicondominio.blog. Detto questo, possiamo salutare tutti. Perfetto. Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali, anche sui social, e noi ritorneremo qui per darvi altre informazioni sul condominio. Grazie, alla prossima. Tornate, mi raccomando. Ciao.